Oggi facciamo tutti i tipi di sfondo. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Finalmente il video che in tantissimi avete richiesto. Ombretta, come si fa lo sfocato? Come si fa uno sfondo sfumato? Come si fa uno sfondo compatto? Bene, tutte le vostre domande avranno una risposta. Ma prima lasciatemi un like, condividete questo video, se non siete iscritti pigiate il tasto iscriviti e venite a far parte della grande famiglia di Arte per te. E adesso, dopo aver fatto tutte le cose burocratiche, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a fare i nostri sfondi con le matite colorate. Oggi per disegnare userò il blocco della Fabriano White White, 300 grammi, un blocco super bianco e liscio, gomma pane, gomma elettrica, sfumino, tempera matite, gomma. Come colori userò i Prismacolor, ma soprattutto gli Stabilo Aquacolor, che tra tutti i colori sono quelli che più vi consiglio per rapporto qualità-prezzo-versatilità. Comunque, qualunque tipo di matita avrà lo stesso effetto se passata come vi sto per dire io. Anche Prismacolor sono dei colori molto grassi, molto belli da provare. Vi lascio tutti i materiali in info box e cominciamo. Oggi vedremo come affrontare il problema dello sfondo. Lo sfondo compatto, lo sfondo sfocato con particolari, quindi per esempio sfocato dove si vedano dietro dei rami sempre sfocati, oppure uno sfondo sfocato indefinito. La prima problematica che si pone innanzi a chi disegna normalmente è quello di riuscire a creare uno sfondo compatto, chiuso, ben saturo, che non lasci vedere il tratteggio. Bene, come si procede? Io vado col più difficile dei colori, il nero, e allora procedo con l'immissione del colore dapprima con uno strato sottile. Procedo con un andamento abbastanza leggero, quindi poggio appena la matita sul foglio e anche non particolarmente veloce per non fare surriscaldare le cere presenti nella messica del colore e quindi non fare patinare il foglio e permettermi così di aggiungere colore su colore su colore. Il primo strato dove si vede il passaggio del tratto, ricomincio con tratteggi molto più sottili e sempre in senso obliquo ma tondeggianti, quindi faccio questo lavoro qua per intenderci, ripetuto e spostato, quindi così, a dare un primo strato di scuritura, quindi di coloritura più fitta a tutto il mio quadrato. In questo modo, come vedete, già il tratteggio si perde e non si vede più il tratto della matita, che invece qui, vedete, è più evidente. A questo punto potrebbe sembrare che il nero sia già abbastanza profondo e saturo, ma come vedete da vicino si vedono tutti i puntini della trama del foglio e quelli devono scomparire affinché il disegno risulti bello, compatto, vivido, lucente. E allora cosa si fa? Si ripassa ulteriormente, sempre con la stessa tecnica, quindi roteando in senso obliquo e facendo in modo che la linea di sotto si accavalli con la linea di sopra e casomai poi ripasso su tutto. Vedete come si intensifica?
e non sto pressando particolarmente col colore sul foglio, sto semplicemente intensificando. La mano passa ancora morbida. Se voglio intensificare ulteriormente, poi cambio il verso e, come vedete, ecco un bel nero compatto, lucido, quasi specchiato, ma ordinato. In questo tipo di coloritura non è importante seguire un ordine, cioè fare i diversi strati tutti in una volta, perché una volta intensificata l'altra parte viene automaticamente inglobata in quella precedente e il tratto si perde comunque. Vi faccio vedere. Vedete? Non c'è distinzione tra la chiazza fatta prima e quella dopo. Posso quindi condurre il mio disegno tutto così, pezzetto per pezzetto, in modo da essere certa di controllare bene l'immissione del colore, perché su campiture larghe è più facile stancarsi e quindi tralasciare qualcosa, e piano piano portare tutto allo stesso livello. Il segreto è il tratto obliquo rotatorio che rende possibile l'annullamento visivo del tratteggio. Quindi segno questo come campitura finita, questo come secondo passaggio e vi faccio qui tutti gli step, primo, secondo e terzo. Ed ecco una campitura ben fatta. A questo punto, per togliere anche le ammaccature da tratteggio, che non sono discromie ma che è la pigiatura del foglio, si prende un fazzolettino di carta e con movimenti rotatori si appiattisce. Vedete, viene via la grafite in più. In questo modo la carta patina, quindi diventa specchiata, non si vede nessun tipo di segno. Oppure potete passare un pennello, anche questo è un ottimo metodo per eliminare i segni di pressatura. Oppure, altro metodo è utilizzare uno sfumino, e in questo caso si fa piano piano in obliquo, si fa proprio una lucidatura del colore. Ok, però il mio metodo preferito, quello che lascia in assoluto meno tratti, in assoluto diventa più pulito, in assoluto lucida in maniera formidabile, è questo. C'è da stare più attenti quando dovete andare attorno a soggetti ben definiti, e poi se leva troppo si può sempre aggiungere, in questo caso potete metterlo veramente come volete, in qualunque senso, un'altra mano di colore, perché un foglio ben colorato avrà sempre modo di prendere ancora colore, non arriverà mai a una saturazione respingente, che significa che
Se un foglio è ben colorato, non dovrà fare mai la patina cerosa sopra, ma dovrà essere sempre in grado di poter prendere colore. Questo lo vedete in controluce, se passando la matita riuscite ancora a lasciare colore. Non so se riesco a farvelo vedere, qua ne ho lasciato un po'. Dipende dal fatto che, non avendo fatto patina cerosa, ancora la matita al passaggio deposita materia. Quindi primo passaggio, secondo passaggio, terzo passaggio. Così si fa uno sfondo compatto. Può capitare nel corso del lavoro di dover fare un qualcosa, un soggetto che abbia una parte sfocata, quindi che sia un soggetto magari con uno sfondo compatto, ma anche no, che abbia una parte comunque più sfocata. Come si fa? Facciamo qui il nostro esempio. Allora, immaginiamo di dover fare dei rami. Immaginiamo in un cielo. Ok, poniamo il caso che abbia un cielo azzurro all'interno del quale io voglia sfumare un ramo di qualcosa. Allora prendo il colore marrone e comincio a colorare il ramo al centro, quindi lasciando bianco all'esterno, sia da una parte che dall'altra. Di coloro proprio l'anima del ramo, così. Ok, mettiamo il caso sia questo ciò che vogliamo fare. Ok, a questo punto io ho il cielo ben terso sia a destra che a sinistra del ramo. Guardate qua, questo azzurro l'ho dato in maniera molto semplice e sbrigativa, semplicemente con una campitura di azzurro e una passata di bianco per renderlo appunto più ceruleo, più cielo, diciamo così, ma è una campitura molto fitta. A questo punto cosa facciamo? Cosa vi dico sempre? Che lo sfocato perde i contorni, di conseguenza un po' di marrone c'è dall'azzurro e un po' di azzurro c'è dal marrone, e lo fanno in questa terra di nessuno in mezzo, in cui posso benissimo prendere magari del bianco e saldo insieme questi due passaggi sfocando la figura, quindi facendo cedere all'azzurro un po' di passaggio, poi io ci ripasserò, e al marrone un po' del suo. Quindi poi si rinfranca il marrone in mezzo e anche questo lo si porta fuori. Poi rinfrancate col marrone e portate fuori, voilà, il marrone. Quindi rinfrancate con l'azzurro e portate dentro l'azzurro. E voilà, è passato in secondo piano. Vedete proprio come passa dal fuoco al fuorifuoco. Quindi
coloriamo in mezzo. Abbiamo questa terra di nessuno, questo corridoio che lasciamo in colore per il momento, solo per il momento. Porto l'azzurro vicino al ramo e nel frattempo faccio venire fuori il marrone. Lo faccio prima da un lato e poi anche dall'altro. Dopodiché rimetto un po' di marrone e lo tiro fuori. Lo rimetto nei nodi che non sono venuti sfocati bene e ripasso. Possiamo quindi ulteriormente definire utilizzando uno sfumino e quindi aggiungendo il colore sulla patina e quindi tirandolo via. Cioè, una volta patinato bene il colore, quindi saturato, anche passato magari con il bianco, insomma, fatto del colore ultimo che vogliamo sia, poi successivamente possiamo aiutarci nella definizione a scomparsa dell'immagine anche con uno sfumino, quindi passando il colore e così scolorendolo. Quindi passandoli vicini e scolorendoli l'uno nell'altro e poi ingoiato nuovamente. Nel nulla. Anche le cose in sfondo, comunque in secondo piano, hanno le ombreggiature. Quindi per non farlo sembrare così piatto, anche lui avrà bisogno di aver sfumato con movimento sempre a spezzare la linea il nero dell'ombra. Quindi non lasciate mai le figure in secondo piano prive di ombreggiatura, si fa nella stessa identica maniera. Io lo faccio col bianco, è un metodo semplice, anche abbastanza facile. Che vi permetterà di giungere all'obiettivo in maniera veloce. E se volete potete aggiungere anche le luci alla stessa identica maniera, quindi aggiungendole e sfumandole via. L'importante è che rimanga tutto non definito. Fatto ciò, posso anche accentuare dando su tutto un allure dello stesso azzurro. E questo metterà ancora più indietro il nostro albero. Meglio se lo fate con un pezzettino di carta. E voilà. La differenza tra un soggetto in secondo piano e un soggetto in primo piano, ora la facciamo subito. E adesso magari disegniamo un ramo in primo piano
questo caso, a differenza di quello posto in secondo piano, dobbiamo avere dei margini molto netti e quindi dobbiamo fare in modo che il nostro ramoscello abbia una situazione di assoluta evidenza. Facciamo un po' di neve, va, su questi rami. Per rendere la neve, quella sopra più bianca, quindi insistiamo di più, quella sotto un po' più azzurrita. A questo punto occorrerà anche un po' di neve su quella sullo sfondo. Un po' di azzurro e mettiamo in secondo piano. Tiro fuori ancora qualche bianco, quindi faccio qualche pallina ancora più bianca, aggiungendo proprio del colore, e non paga, aggiungo ancora del nero a contrasto, metto anche qualche puntino qua e là, che però sfumo, e adesso qui aggiungiamo del nero, aggiungiamo dell'azzurro nella parte interna al nero, e con il bianco voilà, quindi parte esterna del nero, parte interna dell'azzurro, e diamo la forma sfocata al ramo. È una neve in secondo piano, diversa da quella in primo piano, quindi azzurro, cioè bianco, e facciamo entrare con movimenti rotatori verso appunto l'interno del bianco l'azzurro. Qui stacchiamo con un bel colpo di neve chiara, e in questo caso puliamo il colore colorando un attimo, e proprio qui diamo un bel po', voilà, un punto di bianco sfocato, doppio bordo unito, ok? Quindi esterno bordo scuro, interno bordo del colore dello sfondo, prendiamo il bianco, è 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, si sfoca. Terzo piano, solo nero, poi nero, blu, e poi se vogliamo arretrare ancora di più diamo una velatura
con il colore di fondo e sfumiamo in modo da far staccare ancora di più ciò che abbiamo in primo piano, che poi metteremo in alcuni punti. E poi da ultimo do un po' di omogeneità allo sfondo passando sopra con lo sfumino. Nel passare con lo sfumino passo anche sul secondo piano, mi mantengo invece a debita distanza dal primo piano che voglio ben definito. E se per caso inficio con la coloritura sfumino qualche parte del primo piano, niente paura, gomma elettrica e ritiro fuori i bianchi. Oppure, se per caso non avete la gomma elettrica, andate con gomma pane o gomma matita. Ok, lasciamo questo. Adesso andiamo su uno sfondo sfocato, semplicemente un fuorifuoco generico, soffuso, ecco, diciamo così, uno sfocato indefinito, ok? Temperiamo un po' di grafite, questo se andiamo sempre con matite colorate a secco. Poi ci sono sfondi che vanno meglio con pastelli e sfondi che vanno meglio con le matite colorate, per esempio questo con i pastelli viene molto 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 meglio. Temperiamo tanta tanta polvere di matita e preparo il fondo con i vari colori base su cui poi noi riandremo naturalmente. Polvere messa, io non lo faccio abitualmente, lavoro a mani nude, ma io ho una mano asciutta. Ma per il sì e per il no, meglio un fazzolettino e con movimenti rotatori uniamo. Espandiamo le polveri. Già così è uno sfondo soffuso bicromo molto bello, ma possiamo anche aggiungere altre coloriture tipo il rosso, quindi possiamo dare tutti i colori che vogliamo creando dei veri e propri sfondi ben coprenti. Quindi non vi fermate alla prima immissione, ma andate comunque a coprire. E per i famosissimi fondi a pallotte, vi faccio vedere, prendo la gomma pane, tiro fuori le luci così in maniera molto anche casuale. Prendiamo di nuovo il tovagliolino e riabbassiamole nello sfondo con uno stacco, vedete, sporcandole. Quindi un altro po' di giallo ci giriamo un po' attorno, mettiamo anche un po' di colori più ambrati, l'immancabile
c'è la luce, c'è sempre il buio, anche in minima parte. Non potete, ricordate, prescindere dal nero in nessun tipo di disegno. Potete variarne la quantità, quindi l'intensità della presenza, ma non la sua presenza, che ci deve essere sempre. Quindi, come abbiamo messo la luce in palline, dobbiamo anche mettere qualche pallina colorata. E allora a quelle fatte con gomma elettrica ne metto, aggiungo quelle tirate fuori con gomma pane, che avranno comunque un'intensità inferiore, che farò semplicemente poggiando la gomma pane. Quelle con la gomma pane vengono autoconclusive, sono già finite. Quelle con la gomma elettrica devono essere ancora lavorate. Pallina, schiaccio, giro, tiro via. In questo tipo di sfondo ci necessita lui. E adesso un bel giallo limone che dia la luce. Poi vicino ad alcune palline, piano piano, saturiamo lo sfondo, creando anche altri colpi di luce. Possiamo anche usare la gomma matita per fare qualche pallottina. Il gioco è fatto, anche uno sfondo sognato. Fate sempre questo alla fine, che male non fa. E poi, se volete, tirate fuori qualche punto luce. Quindi gomma pane e gomma elettrica per uno sfondo un po' sognato. E adesso vediamo come potrebbe essere uno sfondo con un paesaggio dentro. E allora andiamo solo di polveri, anche in questo caso, perché facciamo prima, che miscelerò anche col nero nella parte inferiore. Posso usare anche lo sfumino per fare questo, anzi forse questo è uno dei campi di applicazione migliori, perché lo sfumino chiude subito. Dopo aver passato la polvere, rimpingo con la matita.
adesso ripassiamo tutto con il bianco per dare appunto una patina di ovattatura, una prospettiva veramente aerea, ovattata. Guardiamo. Se mi accorgo che la coloritura è troppo aggressiva, la scarico con un po' di gomma pane e quindi continuo. Ho cambiato bianco non per una questione di pasta del bianco, ma per una questione di impugnatura, perché quello, essendo finito, faccio più sforzo a passarlo in maniera così ordinata. Adesso inserisco un po' di bianco per patinare e buttare in secondo piano lo sfondo, quindi renderlo meno definito e unire le campiture di colore. E poi subito dopo do un'altra mano di nero, soprattutto dai bordi verso l'interno, per dare un'ulteriore patinatura che veli ulteriormente lo sfondo. Quindi prendo i colori ed intensifico tutte le coloriture che ho precedentemente dato. Inserisco anche i colori di movimento, vedrete che inserisco del rosso sulle montagne a congiunzione con il prato, inserisco dei verdi più squillanti e subito dopo ripasso il cielo e lascio in evidenza magari le nuvole, subito dopo ripasso il bianco ad amalgamare di nuovo tutti i colori e a confondere l'inizio dell'uno e la fine dell'altro, e quindi poi mi aiuto con la polvere di graffite nera per buttare molta velatura sul foglio senza farlo saturare. Utilizzo in questo frangente tutti gli strumenti per alleggerire anche il tratto, dallo sfumino a un cotton fioc, come potete vedere, che mi aiuta a tirare via il grasso che si accumula sul disegno. Poi con la polvere nera, partendo dai bordi verso il centro, chiudo la visuale, un po' come a sfocare ulteriormente e a rendere più difficile la visione, e quindi alleggerisco e bilancio aggiungendo altro bianco e voilà, il disegno è fatto, un po' sognato, un po' lontano. Visto? Non è poi così difficile, certo non è neanche semplice, bisogna lavorare. Io stessa avrei potuto continuare a lavorare i miei sfondi per renderli ancora più sfumati o ancora più sfocati. L'importante è non far saturare il foglio. Mi raccomando, colorate con movimenti rotatori, non andate troppo veloci con la punta della matita e soprattutto non schiacciate troppo il colore per far saturare il foglio. Non è quello che satura, ma è il passaggio sovrapposto. E poi spezzate le linee di contorno per far passare in secondo piano le figure. Spero di essere stata esaustiva. Se qualcosa mi fosse sfuggito o avessi dimenticato una particolarità che a voi interessa, lasciatemi qui giù tra i commenti la vostra domanda e sarò lieta di rispondervi. Come sarò lieta di rispondervi anche su tutti i miei altri social. Vi aspetto infatti su Instagram, su Facebook, e su Facebook cercate anche il gruppo
Arte per te, corso di disegno per guardare o per entrare a fare parte del grande corso di disegno di Arte per te. E poi vi aspetto anche sui miei altri canali YouTube, Due Cuori e una Cappa, dove cucino insieme a Gabriele, e Ombretta, il mio canale di lifestyle e beauty. Bene, non mi rimane che salutarvi. Mi raccomando, lasciate un pollice in su e noi ci vediamo sempre qua per il prossimo video creativo. Ciao!